Sindaco, il Comune ha deciso, diciamo, ha annunciato di organizzare un Capodanno, chiaramente in forma di lutto sicuramente per il problema Covid. E ieri il Presidente De Luca però ha ribadito con fermezza che lui non è d'accordo e che sarebbe pronto, in caso di aumento dei contagi, anche a fare delle ordinanze restrittive. Ma noi abbiamo previsto sia la possibilità che il Capodanno possa essere fatto in presenza, che anche possa essere solamente ripreso dal punto di vista televisivo, quindi questa eventualità è già prevista. Abbiamo un mese davanti, quindi valuteremo ovviamente l'andamento dei contagi e quindi in relazione a quello anche valuteremo, prenderemo delle decisioni appropriate. Chiaramente manca ancora un mese a Capodanno, quindi abbiamo davanti tante altre scadenze importanti per la gestione dei turisti, per la gestione delle zone affollate della città, su cui già stiamo agendo con ordinanze che cominceranno poi a essere effettive dal giorno dell'Immacolata. Quindi è chiaro che la nostra priorità è la sicurezza, quindi noi vogliamo garantire la sicurezza e quindi valuteremo in conseguenza di questo tutte quelle che le scelte verranno fatte durante le feste.